piaci? Francesco, una serata interessantissima, nessuno se l'aspettava. Esatto, Mori è stata molto brava a spiegare di cosa si occupa questa associazione e a spiegarci la malattia rara di cui appunto questa associazione si occupa. Bene, guardiamolo insieme. Allora, io vi parlo dell'associazione. L'associazione è un'associazione nazionale, si chiama CDP Italia APS. È un'associazione che si occupa dei pazienti affetti da neuropatie disimmuni. Sono delle patologie degenerative del sistema del nervo periferico, per cui perdita di sensibilità delle mani, parte terminale delle braccia e della parte terminale delle gambe. Ok. Sono quattro patologie rare, riconosciute a livello nazionale, voglio dire che praticamente non sono di natura genetica ed ereditaria, ma riguardano un malfunzionamento del sistema immunitario che porta al deterioramento della mielina, che è la proteina che riveste i nervi. Ok, ce ne sono forme degenerative come quella che ho io, che è la CDP, voglio dire. Io faccio parte dell'associazione e il presidente, tramite un progetto che aveva come finalità quella di incentivare la raccolta del plasma, mi ha proposto, vedendo le magliette maniche corte che avevamo fatto per l'estate, se potevamo essere interessati ad avere una maglietta maniche lunghe sportiva per portare per il periodo invernale. Io ho fatto la proposta ad Emanuela, ovviamente Emanuela ha colto immediatamente la palla al balzo e per cui le magliette sono state sponsorizzate da questo progetto dell'associazione. Sono patologie che non hanno una terapia, l'unica terapia è una terapia di contenimento che è tramite immunoglobuline, che sono degli emoderivati. Ecco perché per noi è importante la raccolta del sangue e la raccolta del plasma, perché tramite la raccolta del sangue e del plasma riusciamo a avere la terapia che ci consente di mantenere un buon livello di qualità della vita. Ok? Francesco, questa patologia non ha praticamente una cura specifica. Esatto, esatto. Però c'è la possibilità di contenerla. C'è la possibilità di contenerla tramite la donazione di sangue e di plasma. La donazione di sangue e di plasma la ritengo molto, molto utile. Io che sono donatore vi invito a donare per due principali motivi: perché fate del bene a chi ne ha bisogno e fate del bene anche a voi stessi. Ricordatevi che quando donate avete modo di tenervi controllati, controllare la vostra salute tramite le analisi, e fare del bene fa bene anche a se stessi. La campagna promozionale della raccolta plasma aveva questo slogan, ok? Per cui se tu doni io cammino. È lo slogan che abbiamo preso e che abbiamo portato avanti, e coinvolgendo proprio il gruppo del cammino, nell'ottica di dire che se una persona dona, aiuta le persone che sono affette da queste patologie a camminare, perché dà il farmaco che serve, voglio dire, per mantenere la qualità della vita. Ecco, questo è lo spirito di questo progetto, che vorremmo anche eventualmente ampliare attraverso un rapporto magari anche con il gruppo donatori del territorio, e vi ringrazio perché portate avanti questo messaggio di questa campagna. Allora, trattandosi ovviamente di malattie rare, è importante la ricerca, per cui se arriva la donazione per il 5 per 1000 sicuramente è importante, perché ovviamente essendo malattie rare la ricerca per noi è importante. Come associazione già facciamo delle campagne di promozione con borse di studio per la ricerca, però anche il 5 per 1000 aiuta, insomma, per cui grazie a chi vorrà donare il 5 per 1000 all'associazione. Trovate tutti i recapiti dell'associazione sul sito CDP Italia APS e lì c'è anche hashtag le nostre storie, dove potete avere delle informazioni di pazienti che si sono raccontati per quanto riguarda la vita con questo tipo di patologia rara, insomma. Ok? Francesco, hai visto con quanto entusiasmo hanno applaudito Moira? Esatto, esatto, mi sto molto contenti tutti di portare avanti il messaggio di Moira e della sua associazione.